Senti, ma la pasta risottata si può mangiare o è meglio evitarla? Si può mangiare tranquillissimamente, non abbiate paura della pasta risottata e adesso vi spiego il perché. Ci sono alcuni a cui piace fare terrorismo nutrizionale, quindi spargendo notizie non vere su presunte situazioni che creerebbero problemi e da evitare. Una di queste è la pasta risottata, perché c'è tutto l'amido che rimane poi all'interno del piatto e quindi è super mega più calorica rispetto alla pasta cotta normalmente. Ma chi dice ciò è semplicemente profondamente ignorante. E adesso vi spiego il motivo. Andiamo a vedere la pasta e i valori nutrizionali di quest'ultima. Fondamentalmente 100 grammi di pasta apportano circa 350 calorie, di cui 14 grammi sono proteine. Sì, perché sorpresa sorpresa, la pasta apporta proteine, circa 14, 15, 12, dipende dal tipo di pasta, e 1 grammo di grassi e ben 70 grammi di carboidrati, di cui 3 sono zuccheri. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli altri 67 sono amido. Quando cuociamo la pasta, una piccolissimissimissima parte di questo amido finisce nell'acqua di cottura, che se la buttiamo abbiamo buttato quell'amido lì, se invece ce la mangiamo ci stiamo mangiando quell'amido lì in più. Ma quant'è sto amido che passa nell'acqua di cottura? Parliamo di niente, parliamo di pochissimi grammi, probabilmente 2-3 grammi ma non oltre, ok, che finisce nell'acqua di cottura. Quindi su 67, se 2-3 finiscono nell'acqua di cottura, quindi andiamo a 65, quelli che ci mangiamo su 100 grammi, che differenza volete che faccia? Nessuna. Quindi nella pratica si può tranquillissimamente mangiare la pasta risottata, che io adoro, perché appunto viene tutta così bella cremosina, perché c'è comunque l'amido che viene rilasciato che fa il sughettino bello cremosino. Quindi non vi preoccupate nel mangiare la pasta risottata, anche perché non penso che voi facciate la pasta risottata tutti i giorni, si fa ogni tanto, anche perché bisogna starci un po' più attenti quando si prepara la pasta risottata. Non è che caliamo la pasta, ce ne andiamo e tanti saluti, dobbiamo stare lì a guardarla che non si attacchi, aggiungere l'acqua eccetera eccetera, quindi è un po' più brigoso da preparare, quindi sicuramente non la farete tutti i giorni, quindi già il problema non si pone. Ma anche se, cioè, non esiste il problema, perché appunto parliamo di pochissimi grammi di amido in più eventualmente, quindi niente, quindi mangiatela tranquillissimissimamente, non vi create questi problemi assolutamente inutili e lasciate perdere chi fa terrorismo di qualunque genere, solo in questo caso terrorismo nutrizionale. Evitatevi di seguire sta gente perché vi rovina solo la giornata, e mi raccomando, sempre carichi e motivati.